sotto gli occhi di tutti che Napoli è attraversata da una marea umana pacifica senza precedenti. I risultati ormai di questi mesi ci fanno assumere dei record continui, cioè superiamo i record che abbiamo realizzato. Questo è frutto di un grande lavoro, non è frutto né del caso, né di coincidenze internazionali, né di fatti astrali, né di cose sovraumane. È il lavoro che abbiamo messo in campo in questi 5 anni, noi come amministrazione e tanti napoletani che ci hanno creduto. Adesso la sfida è quella di migliorarci sempre di più, rendere una città sempre più accogliente, efficiente, più pulita, più decorosa. Però vi posso dire la verità che registriamo una infinità di complimenti da parte di tutti i turisti che vengono nella nostra città. È davvero evidente, lo so che queste storie non si trovano molto sui giornali, però è incredibile ascoltare, magari mi farebbe piacere che qualche volta qualcuno facesse un reportage anche su questo, ascoltare i turisti che dicono che vengono al nord Italia e che avvertono Napoli più sicura delle loro città. È una cosa che potrebbe sorprendere anche me, che ho sempre fatto un'analisi su questo punto il più oggettiva possibile, ma non mi sono mai sbilanciato a dire che Napoli è più sicura delle città del nord, non mi permetto di dirlo. Ma quando sento connazionali che dicono che hanno finanche percepito quel senso di sicurezza dovuto al calore e all'umanità dei napoletani, questa è una cosa che probabilmente andrebbe raccontata. Poi certo c'è anche chi vede che questa invasione pacifica di turisti è un assedio alla città, poi sono in tutto si possono essere i punti di vista, eh. C'è anche chi lo considera un male. Vedo che c'è qualcuno che dice che bisogna preoccuparsi che ci siano tanti turisti nella nostra città. Beh, se queste sono le preoccupazioni, Quindi non è necessario io ne ho spendere. altre, per fortuna. A me capitava quando stavo al Parlamento europeo, che giravo tutta l'Europa, un giorno mi trovavo a Zagabria, un giorno a Berlino, un giorno a Londra, mi svegliavo e non mi ricordavo se mi trovavo a Napoli, mi trovavo a Berlino. Ma può capitare che anche un politico che è diventato presidente della regione si sveglia ed è convinto di essere ancora sindaco di Salerno. Questa è una cosa che può anche capitare, è umano. Poi ce n'è qualcuno che se ne accorge e sottolinea che 3 milioni per le luci di artista probabilmente sono un po' troppo.